È una delle più piccole e affascinanti regioni italiane, aggrappata a montagne che digradano in un mare blu e profondo, cosa che ha creato uno strano sdoppiamento dell'indole degli abitanti, divisi fra un'antica tradizione montanara e un'obbligata vocazione marinara. Stiamo parlando della Liguria, terra antica e luminosa, carica di suggestioni e leggende. Il territorio, è noto, somiglia a un vasto ed elegante anfiteatro, le cui gradinate sono le Alpi e il cui palcoscenico è il mare. Un mare importante e meraviglioso che fu dominio di una delle più grandi repubbliche marinare del passato e oggi è terra di lavoro importante per l'economia della regione. Genova è l'obbligato punto di partenza per visitare questa terra. Pochi capoluoghi di regione, infatti, sono così impregnati degli umori e delle tradizioni della loro regione come questa città solare e attiva, ancorata indissolubilmente al suo mare, che sembra penetrarla, quasi a proseguirne il tessuto urbano. Cuore della città è Piazza De Ferrari, un grande e luminoso spazio su cui sfocia la strada più importante, via 20 Settembre. La piazza è dominata da una grande fontana in bronzo, circondata da imponenti edifici. A due passi, una delle antiche porte della città medievale, Porta Soprana, detta anche di Sant'Andrea, risalente alla metà del XII secolo, dalla quale si entra nei rioni dell'antica Acropoli. Nei suoi pressi, una visita turistica obbligata è quella alla cosiddetta Casa di Colombo, una ricostruzione settecentesca di quella che, secondo la tradizione, abitò il celebre navigatore da ragazzo. Accanto, infine, un elegante chiostro, quello di Sant'Andrea, a colonne binate, sempre del XII secolo. A due passi Piazza Matteotti, chiusa dall'immagine della chiesa di Sant'Ambrogio e dominata dal prospetto di Palazzo Ducale. Poco più avanti scopriamo la splendida facciata del Duomo, dedicato a San Lorenzo e consacrato nel 1118 da Papa Gelasio II. La strada più affascinante della città è però via Garibaldi, una delle arterie più monumentali d'Italia, tracciata nel 1500 e fiancheggiata da splendidi palazzi, oggi sede di buona parte della cultura della città, come Palazzo Tursi, Palazzo Bianco, il barocco Palazzo Rosso. Tutti oggi sono riuniti nell'offerta dei Musei di Strada Nuova, una recente istituzione museale che offre un percorso unitario in un angolo della città che è entrato a far parte della prestigiosa lista dell'UNESCO dei luoghi considerati patrimonio dell'umanità. In particolare Palazzo Rosso, che conserva il suo carattere di dimora principesca, racchiude al suo interno una ricchissima galleria d'arte, con opere di Tiziano, Pisanello, Veronese, Tintoretto, Caravaggio, oltre a varie collezioni di pesi genovesi, di numismatica, di ceramica ligure. Ma altri luoghi ricordano la straordinaria ricchezza culturale di questa città. Eccoci allora a Palazzo Reale, un grandioso edificio del XVII secolo, splendido esempio di dimora patrizia, che ospita al piano nobile la galleria di Palazzo Reale, con opere di Guercino, Luca Giordano, Guido Reni, oltre a una collezione di arazzi e ceramiche orientali. E ancora il meraviglioso Palazzo del Principe, uno dei più singolari e fastosi palazzi genovesi del Cinquecento.
fu fatto sistemare da Andrea Doria, che lo abitò tra il 1529 e il 1547. L'esterno, affacciato sul porto, è dominato da uno splendido giardino all'italiana, mentre le sale interne custodiscono preziosi arredi, arazzi e splendide opere d'arte, fra cui la meravigliosa Fuga in Egitto di Caravaggio. Ma dirigiamoci ora verso il mare, che sembra letteralmente abbracciare l'intera struttura urbana. Tutta la città è uno splendido lungomare, costituito di spiaggette e angoli di straordinaria suggestione visiva, come il delizioso borgo di Bocca d'Asse, particolarmente amato dai genovesi. Infine il porto, il più importante d'Italia e ai vertici del Mediterraneo. Un porto attivo e operoso che da qualche anno, grazie a una stupefacente opera di ristrutturazione, è di nuovo diventato centro attivo di vita sociale e di svago. L'antico Porto Vecchio, infatti, è stato in pochi anni trasformato in un'area di aggregazione sociale e di straordinari impianti museali. L'oramai celebre Bigo di Renzo Piano, che permette una bella visione dall'alto della zona, è il punto d'incontro di cittadini e imprenditori, oltre che occasione di svago e cultura per grandi e piccini. Di fronte l'antico Palazzo San Giorgio, composto di una parte gotica risalente al 1260 e una rinascimentale, affrescata nel prospetto. Tutta la zona oggi si chiama Aquario Village e offre modernissime e inconsuete visite. A cominciare dall'acquario, il più grande d'Europa, come dicevamo, che nelle immense vasche presenta una collezione di fauna e flora acquatica stupefacente, permettendo realmente di vivere il mondo sottomarino in ambienti modernissimi e di straordinaria suggestione.
grande parco pedonale comprende poi la Biosfera, un'enorme costruzione sferica contenente un'immensa serra, e la Città dei Bambini, il più grande centro in Italia dedicato a gioco, scienza e tecnologia. Ma le sorprese non finiscono qui. Passiamo accanto alla possente mole di un vero galeone, che è stato il set reale di un famoso film di Roman Polanski, Pirati, e ci dirigiamo verso il Galata Museo del Mare, uno splendido viaggio nel mondo della marineria del passato. Modelli di navi, la ricostruzione di antichi velieri, con la rappresentazione quanto mai viva e reale delle condizioni di viaggio che affrontavano gli antichi emigranti. Persino un ambiente dedicato ai sommergibili che ci permetterà una prima conoscenza della vita operativa di mezzi affascinanti ma sconosciuti ai più. Ed è proprio con la visita a un vero sommergibile che si conclude la passeggiata a questo straordinario spazio urbano. È una visita unica e nuovissima che ci accompagna all'interno del Nazario Sauro, uno dei più grandi sommergibili italiani degli anni Ottanta, oggi attraccato in Darsena e divenuto il primo museo galleggiante al mondo. L'esperienza è davvero di quelle che non si dimenticano. Accompagnati da un sottofondo sonoro che ricrea perfettamente l'ambiente di lavoro del mezzo, si potrà scoprire ogni angolo della nave. I grandi motori, le anguste cellette, i piccoli spazi di vita comune. Fino alla sala comando, cuore della nave, e alla sala Siluri, che ricorda la destinazione militare del mezzo. Ma è ora di partire alla scoperta degli altri tesori della regione. Genova divide geograficamente la Liguria in due zone, la riviera di Ponente e quella di Levante, entrambe ricchissime di natura, mare e borghi grandi e piccoli che spesso hanno raggiunto una fama mondiale. Proprio dirigendoci verso est, scopriamo angoli dorati di mare divenuti da anni luogo prediletto del jet set internazionale. Qui siamo forse nel luogo più famoso, Portofino. Situato in una posizione straordinaria in un piccolo fiordo naturale sulla punta del monte omonimo, oggi splendido parco naturale, il piccolo borgo, erede di un'antica spiaggia di pescatori, è formato da un grappolo di piccole case colorate, ma anche da poche, esclusive dimore lussuosissime, ed è da anni frequentato da barche miliardarie e da un pubblico di turisti che vagano a bocca aperta per le sue stradine. We'll be right back.
Altri borghi però illuminano la meravigliosa costa. Qui siamo a Porto Venere, un altro luogo di natura incantata, nato anch'esso all'epoca della conquista genovese del 1100 come piazzaforte strategica. Il declino dell'antico ruolo militare ha oggi salvato i colori, le atmosfere e le architetture del borgo, arroccato nelle sue case colorate che precipitano a mare. Come è noto, il paesaggio incantò anche artisti come George Byron, che nel 1822 trascorse qui un periodo di vacanza. Oggi la grande baia è dominata dal suggestivo e animato porticciolo e guardato sempre dalla chiesa di San Pietro, rifatta in forme gotico-genovesi nella seconda metà del XIII secolo, dalla quale si gode di una spettacolare vista sulla baia e sulle Cinque Terre. La meraviglia del luogo è oggi confermata dalla sua iscrizione nella prestigiosa lista dell'UNESCO dedicata ai siti protetti come patrimonio dell'umanità, lista a cui appartengono anche le piccole isole che fronteggiano il borgo e che costituiscono una bella passeggiata in barca. Palmaria, caratterizzata da una ricca vegetazione e ripide scogliere in cui si aprono suggestive grotte, e l'isola del Tino, che conserva i ruderi dell'abbazia di San Venerio dell'XI secolo e un piccolo museo archeologico che offre reperti dell'età romana e alto medievale. Una passeggiata imperdibile partendo da Porto Venere è quella a un altro luogo incantato della costa di Levante, le Cinque Terre. Cinque piccoli borghi aggrappati a una costa dura e impervia, oggi diventati oggetti di culto da parte dei turisti, ma che, visti sotto un'altra prospettiva, rappresentano il volto più duro di una terra costretta dalla natura a rubare spazio al cielo e al mare. Infiniti terrazzamenti, spesso audacissimi e collegati da rotaie su cui scorrono vagoncini elettrici, hanno scavato la montagna, alla ricerca di terra e di vita. I cinque paesi, inseriti anch'essi nel patrimonio mondiale UNESCO, sono Corniglia, Monterosso al mare, Vernazza, Manarola e Rio Maggiore. E per secoli furono praticamente isolati dal mondo, uniti solo da un sentiero, oggi chiamato Azzurro, lungo 12 chilometri, che costituisce una delle passeggiate più belle d'Italia. La ferrovia li raggiunse solo nel 1874, mentre oggi solo Monterosso e Rio Maggiore possono essere raggiunti da una strada asfaltata. Ultimo borgo che vogliamo visitare nella costa di Levante è Camogli, uno degli angoli più puri e antichi di tutta la regione. Il porticciolo, abitato solo da barche da pesca e turistiche, è colorato e suggestivo, dominato, come a volerlo ancora proteggere, dalla Basilica di Santa Maria Assunta, a picco sul mare, e dai cannoni posti ai piedi del piccolo Castel Dragone, che ospita l'acquario tirrenico. Voliamo ora sull'altro versante della regione, la riviera di Ponente. Noli ci accoglie con la sua stupenda spiaggia, che avvolge uno dei più genuini e preservati borghi della Liguria. Un antico castello cerca ancora di far paura dall'alto della collina che domina il golfo, e in effetti esso dovette ben funzionare se si consideri che la cittadina, di origini bizantine e dal nome che si rifà a Neapolis, città nuova, fu, accanto a quelle più blasonate di Pisa, Amalfi, Venezia e Genova, una piccola ma prospera repubblica marinara italiana. Oggi, divenuto apprezzato luogo di soggiorno, il borgo permette una visita suggestiva, in uno schema urbano integro e perfetto nel suo bellissimo ricordo medievale. Continuiamo a percorrere la stupenda strada panoramica che segue la costa, scoprendo sempre angoli nuovi e località di grande richiamo e interesse. Qui siamo a Finalborgo,
nei pressi di Finale Ligure, un abitato che nel suo regolare impianto urbanistico riflette bene la sua origine di borgo nuovo medievale. Gli danno personalità le mura quattrocentesche, pressoché integre, e le architetture gentilizie sorte dalla metà del 400 all'inizio del 700. Poco più avanti entriamo invece ad Albenga, il cui centro storico, sempre di perfetto impianto medievale, è sicuramente uno dei più interessanti della Riviera di Ponente. Cosa forse dovuta all'allontanamento dei secoli del mare, che oggi dista oltre un chilometro dalla città antica. L'impianto urbanistico originario è comunque romano, quando il luogo si chiamava Albingaunum, cioè città dei Liguri in Gauni. Al centro dell'abitato spicca la cattedrale, un edificio di origini paleocristiane che conserva belle sculture di età romanica. Adiacente appare il battistero, il principale monumento paleocristiano di tutta la Liguria. La cittadina ebbe risonanza internazionale nel 1950 per la scoperta nelle sue acque di una nave romana del I secolo a.C. lunga 40 metri e contenente 1000 anfore vinarie, oggi conservate nel piccolo museo navale romano. Può sembrare strano che un luogo diventi famoso anche all'estero per un muro, eppure questo è quello che si è verificato ad Alassio, un'altra bella cittadina marina la cui fama è dovuta a un lungo muretto sul quale, secondo una tradizione oramai consolidata, sono incollate infinite piastrelle colorate, firmate da celebri personaggi dell'arte, della cultura e dello spettacolo. Un luogo oggi elegante e mondano, che naturalmente diviene mito in pieno agosto, quando viene eletta addirittura una Miss Muretto, ma che meriterebbe forse di essere apprezzato anche per le sue tante attrattive naturali. Ci avviciniamo al confine con la Francia e le nostre scoperte continuano. Qui siamo a Sanremo, un luogo che ha raggiunto una sua fama internazionale più grazie al suo casinò e al celebre festival di canzoni che ospita annualmente che alle sue straordinarie risorse paesaggistiche e ambientali. La città in effetti è viva e solare, elegante nella sua struttura urbanistica liberty, abbellita da splendide spiagge e colorata da uno dei più importanti mercati floreali del mondo. La città è però anche dotata di monumenti e ricordi storici di prim'ordine. Il piccolo forte di Santa Tecla, costruito dai genovesi e che stranamente ha le feritoie rivolte verso la città. La cattedrale romanico-gotica di San Siro, edificata nel secolo XIII sui resti di una chiesa paleocristiana. E poi il suggestivo quartiere medievale della Pigna, con le sue viuzze ad archi che si arrampicano sulla montagna. Persino una cattedrale ortodossa, San Basilio. E infine il santuario della Madonna della Costa, del 6-700, da cui si ammira uno splendido panorama della città e del golfo. E infine i piccoli borghi di montagna, come Dolce Acqua, arroccata su una collinetta dominata da un superbo castello appartenuto ai Doria, irraggiungibile attraverso un elegante ponte medievale che scavalca il torrente Nerbia. Un altro ponte, molto più lungo, ci accoglie invece a Taggia.
risale all'epoca romana ed è composto di ben 16 arcate che scavalcano per 260 metri il torrente Argentina. E ancora il delizioso borgo di Pigna, aggrappato alla montagna e avvolto da suggestivi vicoli collegati da archi e volte. Fino al borgo forse più affascinante, Triora, arroccato a quasi 800 metri di quota a dominare la Valle Argentina. Un paesino di straordinario fascino, avviluppato a stradine medievali che si intersecano con archi e ponticelli in uno scenario davvero fiabesco. Anche se il luogo non si rifà alle favole, bensì alle streghe. Proprio qui, infatti, nel 1587 si svolse uno dei processi di stregoneria più celebri del tempo, i cui resoconti sono giunti intatti fino a noi. Alcune fanciulle del luogo, infatti, per lo più giovanissime, furono incolpate di atti terribili, comprese uccisioni di bambini in fasce. Come era uso per l'Inquisizione del tempo, gli interrogatori e le torture portarono a confessioni estorte col dolore e alla morte di molte delle sventurate. Oggi il paesino vive sulla fama della sua macabra storia, cui sono dedicate, insieme ad altre che raffigurano scene di vita contadina, alcune sale del suggestivo museo etnografico. Ricordi duri e oscuri, che non offuscano l'immagine di una regione che fa della solarità e dell'ospitalità uno dei suoi vanti. Abitata da gente di mare e di montagna, che sa ancora conservare con orgoglio i ricordi e le meraviglie di una terra antica e saggia, che guarda con sempre maggiore interesse al suo importante futuro.